Siamo qui col professor Francesco Musco, che ha organizzato qua l'Università di Venezia, di cui vediamo alcuni muri, questo confronto sulle città e il clima, dal quale cosa emerge? Ma emergono due livelli di questioni. Allora, a livello internazionale, a livello europeo, emerge che molte città stanno iniziando a lavorare sui temi dell'adattamento, stanno iniziando a redare i piani per l'adattamento, ma soprattutto stanno cercando di includere all'interno dei loro sistemi di gestione urbanistica e di pianificazione i temi del rischio rispetto al clima che cambia. Non è un problema solo di prospettiva di cambiamento climatico, ma è un problema anche molto immediato di acuizzazione dei fenomeni atmosferici, quindi fenomeni atmosferici sempre più intensi in zone dove erano rari in precedenza, quindi la stessa quantità di pioggia che cade in numero di giorni molto limitati nel corso dell'anno e che quindi crea dei grossi problemi per esempio a tutti gli impianti di smaltimento delle acque all'interno delle città. È un problema anche di tema di surriscaldamento delle città. Abbiamo visto il tema della cosiddetta isola del calore urbano. Questa rete di città europee che sta lavorando all'interno di questo progetto UHI, Urban in Thailand, sono 9 città europee che si stanno confrontando. Che vuol dire Urban? Urban Heat Island, isola di calore urbano. Isola di calore. Che si stanno confrontando sulle soluzioni di tecnica urbanistica per rendere gli spazi pubblici, le strade e tutto ciò che non è, diciamo, edificio in senso stretto, quindi anche il quartiere in senso più ampio, sempre più adatto anche a gestire questo tipo di fenomeni. Quindi spazi pubblici devono essere alberati in un certo modo, con una certa disposizione, devono essere realizzati dei sistemi di raccolta delle acque, una serie di tecniche anche di carattere appunto urbanistico che possono rendere le città più resilienti rispetto al surriscaldamento che può avvenire in alcuni periodi dell'anno, in estate in particolar modo. Questo sarebbe il contesto internazionale? Questo è il contesto internazionale, ma anche nazionale, perché questa sperimentazione si sta sviluppando anche a Padova, a Modena e a Bologna. Allo stesso tempo alcune città italiane in particolar modo hanno iniziato a costruire i loro piani di adattamento. Vediamo la città di Ancona che ha recentemente chiuso il suo piano di adattamento, e la città di Genova sta iniziando a farlo, Bologna lo sta iniziando a fare all'interno di un progetto LIFE, la città di Venezia ha messo in piedi il gruppo di lavoro per la costruzione del piano di adattamento e così pure anche Modena. Questi sono solo alcuni esempi di città italiane che stanno ragionando. Il problema qual è? Il problema qual è? Che bisogna rendere questi esperimenti non volontà del singolo amministratore di turno illuminato che ha deciso di redare il piano di adattamento alla città, ma una norma di legge. E in qualche maniera non è necessariamente non è indispensabile inventare un nuovo piano, possiamo anche semplicemente dire che all'interno dei piani urbanistici e di area vasta già esistenti nelle legislazioni urbanistiche regionali ci deve essere previsto obbligatoriamente una parte obbligatoria sull'adattamento ai cambiamenti climatici, ma non di buone proposte, un abaco di soluzioni, un abaco di un portfolio di progetti potenziali, ovviamente poi da trovare i finanziamenti per farli, ma che ogni città possa iniziare a ragionare.